rosa. Oliver. Yes, sir. La porta. Yes, sir. Una lettera per lei, sir. Oops. Viene dal Sudafrica. Per l'appunto, sir. Grazie, Oliver. Chi può scriverci da laggiù? Una lettera del dottor Ed Education di Johannesburg. Saputo che anche io sono notaio, mi manda un plico sigillato con le ultime volontà di Robin. Di Robin? Quello scellerato? Dove sta in Africa? Vorrà senz'altro dei soldi. Ma non hai capito, mamma, Robin è morto. Da pagare, che è chiaro, noi non pagheremo, punto. Ma aspettate, fatemi leggere la lettera. Allora Howard, che dice? Ma non ci crederete, Robin ci lascia un sacco di soldi. Oh, che caro, lo sapevo che Robin ti voleva bene. Aspettate, leggo. Pare che quando andò via da Londra si fosse sposato con una certa Camilla Taylor. Tempo dopo andò in Sudafrica per conto di una compagnia di diamanti e lì vinse a poker una miniera che sembrava esaurita e invece produsse magnifiche pietre. Aveva in mente di tornare, ma voleva sempre di più e poi aveva il vizio del gioco. Insomma, rimase in Africa per 15 anni. Poi una violenta e repentina malattia lo prese. Fece in tempo a fare testamento e poi si spense serenamente. Robin, quello squilibrato! Ed ora questa moglie... Che cosa ci lascia, insomma? Mamma, aspetta, non posso rivelare il contenuto della spartizione. Il mio incarico di notaio me lo proibisce. Dobbiamo convocare tutti gli eredi. Oops. E chi sarebbero questi altri eredi oltre che noi? C'è la moglie, Camilla Taylor. Ah. La cugina Patricia. E lo zio Theo. La tricchiona. E allora convoca tutta questa gente. Voglio conoscere questa Camilla. Sarà senz'altro da poco di buono. Qui c'è l'indirizzo. Manderò subito una convocazione per domani. Oliver? Yes, sir. Oliver, porta questa missiva all'indirizzo che c'è scritto sopra. Yes, sir. Oliver. Yes, sir. Già che ci sei, passa da Theodore e digli di venire domani. Yes, sir. Domani pomeriggio. Yes, sir. Oliver. Yes, sir. Comprami anche il giornale. Yes, sir. Oliver. E quanti cacchi, sir? Oliver. Con quante cose tutte insieme, sir. Va bene, vai, vai. Yes, sir. Ora telefono a Patricia. Oh, ora sentiamo, Pronto? Patricia? Pronto, non sento niente. Patricia, mi senti? Pronto, chi parla?
parla? Patricia, sono Howard. Sono Patricia Pinkerton e non ho tempo da perdere. Oh, Patricia, sono Howard. Ah, ciao, Howie. Spero sia importante. Sto entrando in riunione con il responsabile marketing. Come sai, il tempo è denaro. E so palanche. Ascolta, Patricia, mi è arrivata una lettera da parte di Robin. Di Robin? Qual buono nulla? Sempre in cerca di guai? Se cerca soldi, io non ci sono. Ma non hai capito? Robin è morto. E se ha lasciato debiti nemmeno. Non pensavo che la sua dipartita ti avrebbe addolorato così tanto. Ascolta, ho un testamento da far rispettare e tu ne fai parte. Vieni qui domani, ci sono grosse novità. Un testamento? In questo caso mi interessa. Ma il biglietto aereo? Da Genova non costa molto, ma te lo pagherò io, come al solito. Ci vediamo domani. D'accordo, Cugi. Se diceva che non la interessa, è una ipocrita. E quando saprà che si era sposato? Ora basta. Domani faremo tutti i commenti del caso. Ci siamo tutti? Patricia? E sono qua. Mamma? Eccomi. Evelyn? Hello! Sono qui, sempre al mio solito posto. Theodore? Presente come sempre. Ma ci sono anche io, a me non aspetta niente. Sta buono, Carletto. Lo zio Robin non sapeva che eri nato. Comunque anche tu avrai qualcosina da noi. Ma... la moglie? La signora Taylor non ha risposto, ma essendoci la maggioranza, possiamo aprire il plico. Leggo. Io, Robin Inglethorpe, nel pieno delle mie facoltà mentali, si fa per dire, e alla presenza del notaio Ed Education dichiaro, alla mia morte, la mia eredità, che ammonta a 1 milione di sterline. Oh, e sono palanche. Sarà ripartita come segue. La metà andrà alla mia adorata moglie, Camilla. L'altra metà, anche se non la meritano, sarà divisa tra i miei 5 familiari. Se sono di meno, sarà divisa tra quelli ancora in vita, in fede Robin Inglethorpe. E lo dicevo che era matto questo figlio mio. 500.000 sterline a quella... Mamma! Miracolata. Voglio conoscerla, questa sanguisuga che si è imparentata con gli Inglethorpe. Ma vi rendete conto? La mamma ha completamente ragione. Per 1000 bombarde. Lo sapevo che quello smidollato doveva fare l'accademia militare. Lo avrebbero raddrizzato, altro che. Ah. Sarebbe diventato come te, zio. Mamma mia. Senti, piscolaccio, tu devi stare zitto, non puoi intervenire. Deve essere punito, eh? Giusto. Carletto, dopo, ricordami, che ti devo punire. Calmiamoci un po' tutti. Oliver? Yes, sir. Dov'è Rosa? Oggi è il suo giorno libero, sir. Rosa Culetto. Zitto, Carletto. Ma si chiama Culetto. Culetto Rosa. Ora basta, Carletto. Vai a giocare adesso. Su, va, tesoro. E
incredibile! Robin mi faceva la corte, era innamorato di me e poi si sposa con una carina quello qualunque. Cognome sicuramente banale. Se non sbaglio, in origine i Taylor erano dei commercianti. Vuoi mettere io che sono una Pinkerton? Duchessa di Zena? E ora le regala 500.000 sterline. E son palanche! Che vuoi farci, Patricia? Robin era un debole. Si sarà fatto finocchiare da quella... sanguisuga? E chiamiamola così. Che si fa adesso, amore? Adesso dobbiamo aspettare che la signora Camilla Taylor si faccia viva. Se entro 10 giorni non darà sue notizie, daremo esecuzione agli atti. Che significa? Entro 10 giorni metterò 500.000 sterline in banca. La restante metà sarà divisa tra di noi. E se entro un anno non si farà viva, impugnerò il testamento. E poi ci divideremo tutto. Ops! Nonostante Giugio, questa è una buona notizia. Come dicevo prima, non sono mica bruscolini. E sono palanche. Ma per mille bombarde, ma questa Camilla Taylor che ci snobba non viene. Ma due belle scuracciate e via, altro che. Ora aggiorniamoci a domani. Ci rivedremo alle 17. Oliver? Yes, sir. Accompagni i signori nelle loro stanze. Yes, sir. Prego, signori. Forza. Veloci. Oliver. Yes, sir. Prendimi anche le pantofole. Yes, sir. Ah, Oliver. Sir. No, niente. Rosa? Eccomi, Sire! Oh, non solo Sire, non mi hanno ancora incoronato. Per adesso, sono solo Sir Howard Ingleton, Duca di Yorkshire, Principe di Kent. Sir! Rosa, ma come mai mia madre non è ancora scesa? Va a chiamare. Certamente, Sire! Sir! Mamma! Oh, Rosa, cosa succede? Signora Maria, è morta, è stata uccisa! Uccisa? Oh, Howard! Dobbiamo chiamare subito la polizia! Chiamate! Oliver! Oh, yes, sir! Chiama Scotta, oh, ya! Yes, sir! Oh, yes, sir! Oh, horrible! Oh, terribile! Chiudiamoci! Oh, pronto? Scotland Yard? Qui casa Ingleton, 27 River Place. È stato commesso un omicidio? Sì, 27 River Place. È cosa urgente, venite presto. Yes, sir.
Buonasera. Sono l'ispettore O'Drill. Avete fatto prestissimo. Noi di Scotland Yard siamo ve lo ci si mi. Lo vedo. Ispettore O'Drill. Sì. Di nome Cock. Per servirla. Cock O'Drill. Il coccodrillo come fa? Sir Howard, l'ispettore O'Drill. Sir! O'Drill. Ispettore, è successa una cosa inaudita. Mia madre è stata assassinata. Posso vedere la scena del crimine? La scena, prego. Ecco il corpo del reato. Con questa sciarpa gialla è stata strangolata. Oh. L'hanno sorpresa alle spalle. Ops! Dunque, qualcuno è entrato dalla finestra? Non ci sono segni di effrazione. Comunque chiamerò la scientifica. Oliver. Yes, sir. Ti prego, chiama Patricia e Theodore, falli venire qui. Yes, sir. Ma Howard, è una roba tremenda! Ma chi può essere stato? Per la barba di mille cammelli, l'impiccagione ci vuole! Ma avete chiamato Scotland Yard? Oh, sì, certamente! Cosa stanno facendo? L'ispettore O'Drill, Cock O'Drill, è dentro, venite nella camera da letto. Cerimonia religiosa. Vogliamo dire le litanie? Oh, sì, certamente. Venite, litanie. Rosa? Vuoi darci gli spartiti? Certamente. Ma io devo starvi vicino alla servitù? Rosa, vuoi darci il là? Signori, il là. Ma no, il là. Signori, il là. Nor diciam la vita mia. Bom.
mangia litri di cibernetica, insalate di matematica, e a giocare su Marte va. Tutti insieme. Ora Prenobbi! Miliua tu sa trota, miliua tu sa trota, prosa di e risposo, un su carto, una ne su piso, un su... E carto, una ne su piso, un su cano, una cosa cotta, cano. Si affloscia, la pressione si ammuscia. Ma la notte no! E per questa rottura non si trova la cura. Ma la notte no! Ma la notte, 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 ma la notte no! Avete fernuto? Andiamo bello, gli ha già sistemato. Andiamo bello, gli ha bello, bello. Se non ti dispiace rimango un poco a pregare per la zia. Sì, facci un bicchierino, zio Theodore. Ci vediamo dopo. Ci vorrebbe una pinta di rum, altro che un bicchierino. Ma qui c'è un nuovo cadavere!
toccate niente. Dobbiamo fare le foto. Ma non così, le foto col cadavere. E ridete, è mica un funerale. Ma, ispettore, è già il secondo omicidio in poche ore. Io ho paura. In effetti è molto strano, ma una cosa è chiara. L'assassino è fra voi. Ora dovrò interrogarvi tutti, uno per uno. La vittima. Lei dov'era quando è stato commesso il fatto? Ma è morto! Quindi non può parlare. Lei, Sir Howard, dov'era invece? Io ero nella mia stanza a riposarmi un poco. Ma lei pensa veramente che io possa aver ucciso mia madre? Questo lo vedremo. Era solo nella stanza? No, sì, era solo. Mia moglie era andata a farsi un caffè. È vero, ero in cucina. Sola anche lei? Sì, Rosa non c'era. Io stavo lì nella camera lo guardaroba. Stavo stirando una vestita da mettere un collo alla Sarma. Un collo? A Sarma? Ma non c'è un traduttore simultaneo in questa casa? Oh my God, beata ignoranza! Rosa, please, traduci! Io ero nella camera del guardaroba, intenta stirare un vestito da mettere addosso alla Salma. Quindi sola anche lei? E certamente! Mi pare di capire che tocca a me. Io ero in bagno. Sì, lo so. Ho visto quando entrava. Anch'io l'ho visto. Sì. Io non ero in questa casa. Ero ritornata nei miei appartamenti. L'ho forse interpellata? Bene, bene. No, anzi, male. Come avete visto, nessuno di voi ha un alibi. Quindi, dovrò interrogarvi tutti di nuovo. Verrò domani con un mio agente. Vi voglio qua tutti alle 10. Buonasera, signori. Sir? Ma Oliver? Yes, sir. No, ispettore, ma chi può essere stato? Certo! Qualcuno di molto attaccato al denaro. Perché guardate tutti me? Non so mica tirchia io, e nemmeno avida. Sono solo curata. Sono tutti invidiosi perché io ho fatto fortuna nel grande business. Signorina, basta per favore. Lei dov'era? Ispettore, non scherziamo. Mi trovavo nella mia camera, da sola, sotto quattro coperte. Perché se c'è qualcuno col braccino corto qui dentro, è chi tiene il riscaldamento al minimo. Ribadisco, dovrò interrogarvi tutti di nuovo. Vi aspetto domani qui alle 10. Sir! Oliver. Yes, ti sir. Prego, accompagna l'ispettore. L'ispettore O'Drill? Sì. Di nome Cocco? Sì. Coccodrill? Sì. Il coccodrillo come fa? Ta, 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 ta. Testamento parla chiaro. Meno eredi ci stanno, più soldi riceveranno. A questo punto, ipotizziamo.
potenziali assassini potrebbero essere molti, forse tutti. Vediamo un po'. Miss Patricia. Ispettore, sono stata io. Quella somma mi serviva tutta. Un affare è andato storto e io dovevo coprire le perdite. E scommetto che son palanche. E son palanche. Oppure, Lady Ingletor. Ebbene sì, ispettore, sono stata io ad uccidergli. Beh, sa, la mamma ed io sembravamo tanto unite, ma di fronte a una cifra simile, in fondo lei è pur sempre solo una suocera. In quanto lo zio Theodore è da decisamente di troppo in questa spartizione. E anche Sir Ingletor stesso. Ispettore, sono io il colpevole. In realtà non è tutto come sembra. Io sono sul lastrico. Questa casa è pignorata e tra pochi giorni andrà all'asta. Avevo bisogno di tutta la cifra. E anche se sta fuori dall'asse ereditario, potrebbe essere stata anche Lady Hamilton, perché no? Ispettore, li ho uccisi io. Lady Mary è stata sempre tanto fortunata nella vita, ha avuto tutto, mentre io per lei ero solo una parvenue. E poi quel colonnello che mi ha scoperto mentre rubavo le bustine di tè. Ma basta con le supposizioni. Dovrò pensarci bene, molto bene. A capirlo da due elementi. Il primo, quando ho scoperto il corpo del reato, la famosa sciarpa gialla, l'avevo trovata impregnata del profumo femme fatale, ma quello stesso profumo l'avevo sentito anche addosso ad Oliver quando era venuto ad aprirmi la porta. Ho pensato, ognuno ha i suoi gusti.
Ma la risposta finale l'ho avuta ieri, quando ho visto Oliver che andava al bagno. Allora l'ho seguito e non visto, ho potuto vedere dalla fessura della porta che aveva lasciato incautamente aperta che faceva pipì come tutte le donne seduto. Ma che schifo. Oh, Oliver. Yes, sir. No, Camilla. Te, ma perché tutto questo? Mi chiede perché. La signora Mary, sua madre, quella pia, non mi poteva proprio sopportare. Eppure Robin era così buono e così gentile. Le aveva detto che ci saremmo sposati a breve, ma allora, lei rifiutò sempre di conoscermi. Allora la mamma lo sapeva. Ma non ero all'altezza della famiglia. Poi per questo mi sono fatta assumere come maggiordomo, proprio per vedere che razza di famiglia eravate. Poi, dopo la lettera testamentaria di Robin, ho pensato che fosse finalmente giunto il momento di rivelare la mia vera identità. Ma fui investita da una serie di offese così pesanti da parte di Lady Mary, sua madre, che l'ha fatta fuori. Oliver! Yes, sir. E basta con questa parrucca e questi ridicoli baffetti. Dicevamo, poi è stata la volta di quel pallone gonfiato di Theodore, quel maschilista, squallidamente militarista. Zack, l'ho fatto fuori pure a lui. Ero decisa a farvi fuori tutti. Oh. Sarebbe stata la mia vendetta, finalmente. E adesso era arrivato il tuo turno, Patricia, la preferita, la tirchia. Non mi hai mai sopportato, mi hai sempre trattato male. Ma poi è arrivato quell'ispettore O'Drill e ti ha salvata all'ultimo secondo. Più che altro per la collana di ferro. Una bella confessione, ma adesso portiamo la Scotland Yard. Agente Pan, per favore. Mi metto le manette. Agente Pan, sì? Lei fa di nome Peter? No, Antonio. Ah. Quello che mi dispiace è che era un maggiordomo perfetto. Quando ne troverò un altro, prenderò una governante. L'hanno arrestato. Siete voi che avete richiesto una governante? Sì, certamente, ma voi chi siete? Mi chiamo Poppins, Mary Poppins, praticamente perfetta in ogni occasione. Let's go.
Segni. Thank you.